Prego. Non siate timidi, ragazzi. Sai che sui forum siete sempre attivissimi, poi arrivate qua. Ma sono intimiditi, dai. Siete mica interessati alla novel di Gossip, visto che avete acquistato anche il manga? Guarda, sulle light novel per il momento quelle che abbiamo annunciato sono le prime che faremo. Le altre, di altre serie che comunque stiamo facendo, perché una è Gossip, ci sono anche quelle di Wolf and Spice, che per esempio sono molto belle. Spice and Wolf, Wolf and Spice, dipende dall'editor. Comunque sì, diciamo che tendenzialmente le stiamo tenendo tutte in considerazione. Poi bisogna vedere anche come vanno questi primi esperimenti. Vedremo. Compratele. Voi compratele così ci aiuterete a comprarne altre. Sì, in effetti quando ci vede. Prego. È molto valida però Spice and Wolf. Dicono che sia una delle più belle. No, però sai, comunque noi siamo partiti da quelle che sono più popolari anche come serie manga, perché era ovvio cominciare in questo modo. Poi adesso vediamo come prendono. Le prime due light novel vogliamo ricordare quali saranno. Certo, c'è Shinrei Tantei Yakumo, ovvero Psychic Detective Yakumo, e l'altra è la mitica Fullmetal Panic. Però ci sono. Mi ha annunciato che sono anche un'altra in più che arriverà più tardi. Buonasera. Toriyama lo fa dei nostri amici della Star Comics. Mai parlare di corda in casa dell'impiccato. Domanda? Vuoi sapere, Pepita è sì. Stato posticipato? Pepita, allora, la data in programmazione, se ricordo bene, era questa settimana, quindi assolutamente sì, però non posticipato di molto, perché ci stanno per arrivare ai nostri uffici le copie. Quindi sarà distribuita a tempo massimo 2 settimane. Direi che Pepita l'avremo al più tardi all'inizio di aprile. Sì, perché l'abbiamo stampata noi, l'ha stampata. Questa è una coproduzione con Viz Media e Cagè, quindi in realtà aspettiamo le copie. Abbiamo meno sotto controllo le date, quando ci sono più paesi che stampano in contemporanea succede spesso che la cosa venga dilazionata, l'ha capitata anche con l'arco con Metal Alchemist. Più che altro la domanda era, alcune edizioni estere davano un DVD? Sì. Con l'italiano da quanto capito noi? Certo, no, da noi tra l'altro il mercato dei DVD, come ben sai, è in forte flessione, per cui diciamo che con l'autore abbiamo considerato se fosse il caso di includere il DVD o no, ed è stata opinione comune che l'edizione italiana può anche sì. Non avere. Dovete pensare che gli artbook in Italia, un po' per il prezzo, un po' per la tradizione, credo abbia un risultato di vendita molto piccolo, sono un prodotto veramente di nicchia. Anche, e quindi quando tu lavori con poche centinaia di copie come aspettativa di vendita, stampare un DVD con quelle tirature e doppiarlo ti porterebbe a far pagare il DVD degli euro l'uno, ma cifra impossibile. Alzerebbe troppo il prezzo e ridurresti ulteriormente le possibilità di vendita. Poi si entrerebbe in un loop che è una cosa già cara, costerebbe 20 euro in più e non la venderemmo ancora di meno e non puoi fare un prodotto per vendere 250 copie. Ma già non è un po' alto come prezzo, sono 30 euro se non sbaglio. Sì, però è un cartonato interamente a colori. È un libro enorme, è un artbook e purtroppo hanno dei prezzi, dei costi di produzione altissima. Noi adesso stiamo lavorando a un prodotto, non, diciamo di più perché non voglio rivelare, che ha un costo di produzione di 30 euro. Quando tu lavori un prodotto che a te ti costa 30 euro, cioè... Ma che quanto dovrà costare, diciamo di più? Se lo facciamo costerà oltre 100 euro. Ultima domanda, già è stata fatta più volte. Tauf, adesso deve... Tauf. È quasi finito. Si porterà il prequel o ancora... Ci si penserà. È un discorso ongoing in relazione. Le vendite come sono andate? Al momento non abbiamo diciamo piani precisi, le vendite vanno bene di TAF, quindi titolo è incoraggiante. Solido. Grazie. Tornando a Gossip, come sono andate le vendite del manga? Per Gossip devo dire un buon titolo Gossip.
è buono, cioè nel senso che è sempre andato benino, però diciamo che non è un picco, non ha dato un picco delle vendite, quindi diciamo che noi la consideriamo una buona serie, non potrei mai dire una super serie, diciamo che va benino, ecco. Considerando che è una serie comunque da libreria, quindi che ha un costo insomma diverso da una serie da edicola, è un titolo che tiene bene. Abbiamo ancora un quarto d'ora. Nessuno, ragazzi, eccoci. Bello. Ma per la ristampa di 20th Century Boys, cioè allora, per quando è in programma? Noi stiamo lavorando a una nuova edizione, che dovrebbe essere un'edizione rivoluzionaria, cioè fatta in una maniera un po' particolare. E stiamo facendo il processo di approvazione del concept che sta portando via non settimane ma mesi, quindi prima o poi ci arriveremo. Sì, diciamo che stiamo discutendo direttamente con gli autori delle possibilità di fare l'edizione come vorremmo noi e dobbiamo avere ancora un responso definitivo. Comunque, se per caso come la vogliamo fare noi non si potrà fare, la rifaremo come è stata fatta, però la vorremmo fare un'edizione ancora più importante, ancora più di alto livello, ancora più adatta al mercato, perché è una serie di grande attualità oggi in Italia in questo momento, quindi non vedo l'ora di poterla ripubblicare. Ti spiego anche un dettaglio tecnico: quando un editore straniero vuole riproporre un'edizione giapponese fa in frettissima, quando un editore invece non ha altre edizioni giapponesi diciamo a cui attingere, tipo una Bunkoban o una Kanzeban, e vuole creare qualcosa di proprio, di personalizzato diciamo, è molto più difficile ottenere l'approvazione, perché appunto anche per gli autori è un'edizione completamente nuova e bisogna discutere tutti i dettagli insieme. Quindi per questo ci vuole molto tempo. Ne avevamo parlato già, penso, qualche lucca fa addirittura di fare questo progetto su 20th Century Boys. Quindi da allora quasi a tutte le conferenze ci viene detto: ma avete novità su 20th Century Boys? È normale così, perché ancora in realtà siamo in discussione di un progetto nostro. La maggior parte dei nostri manga può uscire in una formula identica a quella giapponese e basta. Se noi decidiamo, cioè se noi, che ne so, Tiger and Bunny, invece di farlo così, l'avessimo voluto fare spillato, con delle pagine a colori, con un poster al centro e più alto di 3 cm, non aveva senso, ma se avessimo voluto farlo, non essendo stato mai fatto così in Giappone, probabilmente ci dicevano di no, oppure di sì, non avremmo scoperto solo chiedendolo. Negli anni cerchiamo di fare queste richieste solo quando è indispensabile. Esatto, per esempio il progetto di Blame è stata una riedizione che abbiamo fatto noi con canoni nostri e è piaciuta a Kodansha e anche l'autore, ce l'hanno provata molto in fretta. Sono editori molto aperti ai suggerimenti degli occidentali, editori per cui per principio se una cosa non esiste in Giappone tu non la puoi fare. Cioè, ricordo una volta volevamo fare delle spillette da legare a un manga, no, non le potete fare perché non sono mai state fatte spillette di questo personaggio in Giappone. Ok? Secondo la mentalità sì, di alcuni autori. Sono approcci di qualcuno in particolare. Ad esempio per 20th Century Boys una cosa che mi è stata detta è che l'edizione americana, perché c'è tanto un'edizione americana che credo raccogliesse in più volumi, un volume fatto di più volumi, e aveva delle copertine che a noi non erano piaciute molto personalmente, però ad esempio gli autori so che non hanno gradito più di tanto. Ad esempio hanno detto: oh, nel caso in cui voleste considerare per la vostra grafica, mi raccomando non fate quella americana, perché non è stata fatta in Giappone, non eravamo convinti fino in fondo. Quindi insomma in realtà ci sono un sacco di dettagli che possono determinare l'accettazione o meno del progetto. Poi avevo un'altra domanda. C'è una qualche possibilità che in Italia venga portata la novel di Orenoimoto? Scusa? Orenoimoto. Orenoimoto-sama? No, Orenoimoto, Dragon di Kawaii, Wakiganai. Sì, ho capito a quale ti riferisci. Noi per il momento non stiamo considerando questa serie, però non sai mai. Diciamo che non è nei nostri piani immediati. Qualcun altro? Siamo un Astro Boy. Buongiorno.
Volevo chiedervi se a proposito di Naoki Urasawa c'è la possibilità di pubblicare Master Keaton. Certo, è in uscita tra l'altro tra una settimana o qualcosa del genere, se mi ricordo bene, il numero uno. Pubblicità per uscire. Sì. Mi sembrava strano che... Sì. No, noi abbiamo fatto con un'eccezione tutti i suoi titoli. Sì, l'avevamo anche annunciato qualche tempo fa. Questa è una serie di cui si sono liberati i diritti da non più di 2 anni, è una cosa molto recente perché sono stati bloccati per molto tempo, finché, appunto, ne parlavamo prima, la casa editrice Shogakukan non ha proposto una Kanzenban di Master Keaton. E lì, visto che agli autori è piaciuta quell'edizione, hanno detto bene, allora, se è su questa edizione noi sblocchiamo i diritti anche per l'estero. E noi ovviamente ci siamo buttati a pesce perché non aspettavamo altro, insomma, non avevamo nostri autori di punta. Fare un po' l'ABC dei manga, questo è un tankobon, quello piccolino è un'edizione bunkoban, quella grossa di ciccia è l'edizione kanzenban. È anche molto bella l'edizione di Master Keaton, tra l'altro. Molto bella. Mentre invece Yawara è uscita l'edizione bunkoban. Bunkoban, assolutamente. Un formato che mezzo mondo ama e mezzo mondo odia. Siete soddisfatti delle vendite di Dantalian no Shota? Dantalian no Shota. È il giorno delle vendite, sì. Mistica di Dantalian. Sai che secondo me ancora non abbiamo tantissimi dati, perché è abbastanza recente. Sai, è appena uscito il terzo, quindi in realtà siamo ancora, dobbiamo ancora capire veramente come si è lanciata sul mercato. Essendo molto, se vuoi, come target, simile a Gossip, noi prevediamo come idea un risultato non molto diverso da quello di Gossip. C'è qualche speranza di vedere di live Mullet Mile? Almeno sono due serie che a me sono piaciute tantissimo, solo che sono state interrotte forse per scarsa vendita. Dunque, noi abbiamo avuto un periodo in cui effettivamente le serie che avevano detto di molto basse vendite tendevamo dove possibile, non è sempre la possibilità di non continuare. È una politica abbandonata nel tempo, infatti abbiamo portato a termine pian pianino anche delle cose che si ritenevano dimenticate, per esempio questo che era rimasto interrotto da anni. Ogni tanto discutiamo di portare avanti tutte quelle serie, sia di live sia Moonlight Mile. Come e quando questo si tradurrà in effettiva edizione non te lo so dire, ma non escluderei nessuna delle altre due cose. Però sicuramente non una riedizione. Te lo voglio una riedizione? No, sarebbe più tipo, sì, faremmo secondo me qualcosa ad esempio come Gundam, proprio riprendere quel tipo di edizione, a meno che, perché dipende, se erano all'occidentale per esempio sarebbe difficile in certi casi, se ce lo consentono continueremmo le vecchie edizioni. Io credo anche che se un'edizione non è stata conclusa sarebbe anche scortese nei confronti di chi l'ha iniziata ripartire da uno con un'edizione nuova. Quantomeno magari la finisci, perché poi chi l'ha collezionata fino a quel momento si trova. Sì. No, appunto, infatti secondo me prima la finisci, poi magari la puoi anche rifare. Qualcun altro? Altre domande? Faccio io una domanda a voi. Vorrei sapere qual è il manga Panini che vi piace di più attualmente. La serie, il vostro titolo preferito. Non dite una serie finita o del passato. State leggendo adesso? Voi ragazzi? Fateci un secondo. Naruto, qua un Naruto. Digrayman. Soliter. Hunter per Hunter. Hunter. Principe del tennis. Ah, Principe del tennis. Ragazzi, tutte le serie di Shonen Jump praticamente. Worst. Non guardate me. E Shamo. Shamo, ok. No. Come? Qua? Yawara.
Basta, e invece voi, Marco, Ale? Oyasumi Pum Pum, buonanotte Pum Pum. Avrei detto anche la stessa cosa, Alessandra. Ma accidenti, diciamo tutti e tre la stessa cosa, non vale. Oyasumi Pum Pum è la più bella serie manga che noi pubblichiamo. Se non l'avete mai, è una serie adulta, una serie drammatica, una serie che parla della vita e con la poesia di un autore grandissimo. Se non l'avete mai letto, leggetelo perché vi arricchirà. Quindi così, se pagherete 7 euro questo costo, 6,57 euro, sì, 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 7, però tornerete a casa arricchiti. Io ce ne metto un altro, diciamo, secondo le classifica, che è Peace, che secondo me è uno dei più bei shoujo manga che siano adesso in giro, della nostra mitica Shikara, che è veramente una maestra, a questo punto anche della detective story, perché è una storia che prende una piega veramente inaspettata fin dall'inizio, è un mega thriller ma con tantissimo sentimento, molto ben narrato. Un altro manga meraviglioso è Shamo. Certo, Shamo per chi ama il fumetto forte, d'avventura, d'azione, anche lì di dramma, struggente, eccetera, Shamo. Sara, un tuo secondo? Il mio secondo, tra l'altro, è stata una scoperta recentissima perché non l'avevo mai letto, Munculus. È bellissimo. Cos'è capolavoro? Però è finito. Però non l'avevo mai letto e recentemente ho letto il numero 1 e sono rimasta, l'abbiamo ristampato. Il numero, il primo volume di Homunculus si svolge sotto l'hotel, il primo te andiamo quando andiamo in Giappone. Esatto. Conosciamo il posto esattamente dove si svolge tutto. Esatto. Non ho mai pensato che la gente dormisse in quelle macchine parcheggiate. Scherzi, è nel parco di Shinjuku. Esatto, infatti mi ricordo che siamo anche passati in taxi di fianco al parco e ne avevamo anche parlato. Homunculus è bellissimo perché tra l'altro l'autore, che è una persona molto seria, molto competente, mentre faceva il manga ogni tanto si prendeva una pausa per andare personalmente a documentarsi negli istituti psichiatrici su una serie di, insomma, argomenti per avere un approccio più professionale possibile. Tutto questo. Poi devo dire anche MPD Psycho, che è in effetti un po' malato, okay, ma è magnifico. Psycho. È fatto molto bene. Monster, però Monster è in 2 film. Sì, però lo stiamo ristampando, quindi... Io credo che un manga... I grandi numeri, proprio c'erano questi 2 buchi e che passano il 2 e il 3. Il grande, io credo che un manga bellissimo continui a essere all'Inta. E quando... Molto supereroistico, per quello secondo me mi piace. Okay. Alita secondo me continua a essere uno dei manga più belli mai fatti. Bene ragazzi, è stato bello, la sala si è riempita, segno che questo qua non per noi ma per chi c'è adesso. Chi c'è adesso? Zagor! Abbiamo pubblicato anche noi una cosa di Zagor, eh? Ubi Maior Minor Cessa. Grazie a tutti e ciao. Grazie a tutti.